Ciao a tutti ragazzi, oggi a grande richiesta vi faremo vedere come costruire un palazzo. Iniziamo! Cominciamo facendo verso destra una fila di mattoni di pietra nel terreno, lunga 9. Dall'ultimo blocco facciamo in avanti una fila, lunga 4. Poi, partendo a sinistra dell'ultimo blocco, facciamo un'altra fila in avanti, lunga 8. Torniamo alla prima fila fatta. Davanti al primo blocco facciamo una fila lunga 4. Poi, partendo a destra dell'ultimo blocco, facciamo un'altra fila in avanti, da 8. Infine, in questo spazio, facciamo un pavimento in lastre di roccia. Davanti all'ultimo blocco di questa fila, facciamo in avanti un muro in argilla grigio chiaro, lungo 8 e alto 6. Lo rifacciamo anche davanti all'altra fila di destra. E tra i due muri, al secondo blocco di lunghezza, mettiamo due colonne in legno di betulla, alte 6. Dalla colonna di destra lasciamo un blocco libero a sinistra e uno in avanti facciamo un'altra colonna, questa volta in legno d'acacia. Facciamo la stessa cosa per la colonna di sinistra, lasciando un blocco libero a destra. Davanti alle colonne d'acacia mettiamo delle lastre di quarzo, una sopra l'altra, con mezzo blocco di spazio tra di esse. Tra le due colonne di lastre mettiamo un blocco di argilla ciano e davanti ad esse facciamo una fila lunga 3, mettendo scalini di quarzo intorno ad essa. Sempre tra le due colonne di lastre ne facciamo una in vetro grigio chiaro, lasciando uno spazio per una porta. Dal muro in argilla grigio chiaro di sinistra lasciamo un blocco libero a sinistra e un blocco indietro facciamo una colonna alta 6. Davanti alla colonna facciamo un muro in argilla bianca, lungo 5 e alto 5, rifacendo la colonna sul sesto blocco. Colleghiamo le due colonne all'ultimo blocco di altezza e poi rifacciamo il muro sulla parte di destra. Torniamo al muro di sinistra e a sinistra della colonna facciamo una fila di scalini di quarzo rovesciati lunga 4, rifacendo la colonna sul quinto blocco. Dietro la fila facciamo due colonne in legno di betulla, una per ciascun lato, alte 4. Tra le due colonne mettiamo una fila di argilla bianca e sopra di esse ne facciamo un'altra lunga 4, mettendo davanti ad essa degli scalini rovesciati e sopra una fila in legno d'acacia. Nello spazio libero mettiamo a sinistra vetro bianco e a destra pannelli di vetro grigio. Rifacciamo il tutto anche sulla parte di destra. Torniamo alla parte di sinistra e dietro alla colonna in argilla grigio chiaro facciamo un muro in argilla bianca, lungo 5 e alto 5, rifacendo la colonna sul sesto blocco. Colleghiamo le due colonne all'ultimo blocco e poi rifacciamo il muro sulla parte di destra. Dalla colonna lasciamo in avanti un blocco libero e la rifacciamo un blocco a sinistra. Poi facciamo una fila di scalini di quarzo rovesciati a sinistra della colonna, lunga 4, e sul quinto cubo rifacciamo la colonna. Dietro la fila ne facciamo una in argilla bianca e sopra di essa facciamo un muro in legno d'acacia, alto 3, con uno spazio al centro per una finestra. Sopra il muro facciamo un'altra fila in argilla bianca, facendo davanti ad essa una fila di scalini rovesciati, mentre sopra mettiamo una fila in legno di betulla, posto orizzontalmente. Come al solito, rifacciamo il tutto sulla parte destra.
Dietro la colonna in argilla grigio chiaro facciamo un muro in argilla bianca, lungo 6 e alto 6, rifacendo la colonna sul settimo blocco. A destra dell'ultimo blocco in argilla bianca facciamo un muro lungo 4 e sul quinto blocco facciamo la colonna in argilla grigio chiaro. Un cubo in avanti la rifacciamo. Poi lasciamo un blocco libero a destra e uno in avanti la rifacciamo di nuovo. Dietro di essa facciamo un muro in argilla bianca lungo 5 e alto 5 e sul sesto facciamo la colonna che colleghiamo con l'altra all'ultimo blocco di altezza. Rifacciamo i muri anche dall'altra parte. Adesso ci giriamo con la visuale rivolta verso quello che abbiamo costruito fino adesso e a sinistra della colonna facciamo una fila in scalini di quarzo rovesciati, lunga 4. Sul quinto cubo rifacciamo la colonna e dietro la fila di scalini facciamo due colonne in legno di betulla, alte 4, una per lato. Tra le due colonne mettiamo una fila di argilla bianca e sopra di esse ne facciamo un'altra lunga 4, mettendo davanti ad essa degli scalini rovesciati e sopra una fila in legno d'acacia. Nello spazio libero mettiamo a sinistra vetro bianco e a destra pannelli di vetro grigio. Rifacciamo il tutto anche dall'altra parte. A sinistra della colonna facciamo una fila in scalini di quarzo rovesciati, lunga 2, poi una con scalini posti normalmente, lunga 3, e poi di nuovo una di scalini rovesciati. Dietro al primo scalino rovesciato facciamo una colonna in legno di betulla, alta 5, rifacendola anche dietro al primo scalino rovesciato dall'altra parte. Tra le due colonne ne facciamo due in argilla bianca, alte 5, una per lato. E le colleghiamo agli ultimi due blocchi di altezza. Davanti al quinto blocco d'altezza mettiamo degli scalini rovesciati. Allunghiamo le colonne di betulla e di argilla bianca di altri 5 blocchi. Colleghiamo quelle d'argilla all'ultimo blocco e nello spazio libero mettiamo vetro bianco al centro e pannelli di vetro grigio ai lati. Dietro a questa colonna in argilla grigio chiaro facciamo un muro in argilla bianca, lungo 5 e alto 6. Davanti ad esso facciamo una colonna in argilla grigio chiaro e a destra facciamo un muro lungo 4 con uno spazio per una porta. Davanti a questa colonna facciamo un altro muro lungo 5 con uno spazio libero sul terzo blocco. In questo spazio facciamo un pavimento in argilla gialla all'altezza del primo blocco del muro. Nella stanza più grande facciamo un pavimento in arenaria levigata, mentre nella stanza rimanente in argilla azzurra. Sia i muri che i pavimenti li rifacciamo anche dall'altra parte. In questo spazio mettiamo due file in legno di quercia, posto verticalmente, davanti ai muri laterali. Nello spazio restante facciamo un pavimento in quarzo. Adesso posizioniamoci all'entrata e andiamo in avanti di 4 blocchi, poi di uno a sinistra. Da qui facciamo una scala in quarzo, larga 2 e alta 3. Dietro l'ultimo scalino mettiamo delle lastre di quarzo. Come
vedete, il primo piano è completo, ma tutti i piani superiori sono fatti nello stesso identico modo. Basta che dal settimo cubo di altezza rifacciate i 6 cubi sotto per ogni parte del piano, come se doveste ricominciare da capo. Ovviamente ricordatevi di alzare le scale per ogni piano e tenete presente che il pavimento farà anche da soffitto per il piano inferiore, quindi non c'è bisogno che ne facciate uno. In questo modo potete alzare il condominio di quanti piani volete, noi ci siamo fermati a 4. Ora vi faremo vedere l'arredamento e le decorazioni esterne. Davanti all'ingresso abbiamo fatto un'area di parcheggio con il pavimento in lana nera e le strisce in argilla. Lo spazio viene illuminato da dei lampioni fatti con staccionate, lanterne marine e botole. Abbiamo sostituito l'erba intorno al condominio con file di argilla verde e lime, fino alla parte posteriore, dove abbiamo fatto anche una piscina in quarzo. Passiamo all'interno. Gli appartamenti sono stati arredati in due modi. Vediamo il primo. All'entrata abbiamo subito il salotto, illuminato da barre dell'end poste su legno di quercia con sopra foglie. Al centro abbiamo un tavolo fatto con pistoni azionati da leve sotto il pavimento. Poi abbiamo questo divano in scalini di quarzo e argilla nera. Dall'altra parte invece c'è un mobile fatto sempre in argilla nera. In questo spazio abbiamo la cucina, fatta con blocchi di quarzo e decorata con fornace, tramoggia leve e pedane e queste cornici. Il pavimento è in diorite, mentre in quest'angolo abbiamo un frigo fatto con blocchi di ferro. In questa stanza abbiamo il bagno, con la doccia fatta in vetro bianco e decorata da una botola di ferro sopra e sensori sotto. Qui abbiamo un piccolo mobile in quarzo con una tramoggia, mentre qui uno scalino rovesciato che fa da toilette. L'ultima stanza è quella da letto, dove troviamo un mobile in argilla nera con sopra tappeti bianchi e vasi con fiori. Ai lati del letto ci sono queste lampade fatte con barre dell'end e pilastri di quarzo, mentre sopra abbiamo una libreria e questa lanterna marina, circondata da botole. Il secondo tipo di arredamento ha come prima l'ingresso in salotto, con questo divano fatto con lastre di quarzo e argilla bianca. Dietro il divano c'è la cucina, fatta con lastre di roccia e gli stessi materiali visti prima. Ad illuminare la stanza ci pensano queste barre dell'end poste tra le librerie. In questa stanza abbiamo il bagno, che rispetto all'altro ha una vasca da bagno fatta con lastre di quarzo. L'ultima stanza è la camera da letto, dove abbiamo una scrivania fatta in scalini d'abete rovesciati e una sedia fatta con lastra e botola dietro. Speriamo che questo palazzo vi sia piaciuto, droppate un like e iscrivetevi se non l'avete già fatto. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!